Amici carissimi di Light Channel, buongiorno. Oggi, giovedì 2 giugno, c'è per noi una pagina del Vangelo di Matteo. Esattamente il capitolo 7, leggeremo il versetto 24. Perciò, chiunque ode queste mie parole e le mette in pratica, io lo paragono ad un uomo avveduto che ha edificato la sua casa sopra la roccia. Siamo ormai alla fine del famoso sermone sul monte che Gesù ha da poco pronunciato, tra l'altro una delle pagine più belle del Vangelo di Matteo, trovo, e quindi di tutta la parola di Dio. Anzi, vi inviterei a leggerlo tutto. Sono i capitoli 5, 6 e 7, tutto il sermone sul monte che troviamo nel Vangelo di Matteo. Vi troverete delle perle preziose per la vostra vita. E leggendo questo capitolo ci accorgiamo di come sarebbe diverso il nostro mondo se tutti applicassero questi principi di Gesù. Bene, una di queste perle preziose la troviamo proprio qui al versetto 24 di questa mattina, dove Gesù paragona chiunque non solo ascolta ma mette in pratica le sue parole ad un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia e non sulla sabbia. Ricordiamo che Gesù si trovava di fronte alle spiagge del mare di Galilea. Cos'è che fa la differenza tra roccia e sabbia? Come si poteva distinguere un terreno roccioso da uno sabbioso? Erano le intemperie che lo rivelavano. Con la pioggia, le fondamenta si riconoscevano subito perché la casa crollava. E lo stesso dice Gesù e per quanti ascoltano le sue parole senza metterle in pratica, cioè senza applicarle alla vita quotidiana, senza viverle ogni giorno, insomma. Carissimi amici, in che modo le tempeste della nostra vita ci fanno capire se abbiamo costruito sulla sabbia o sulla roccia? Come possiamo costruire su fondamenta così solide da resistere anche alle prove più difficili? Solo se avremo Gesù con noi, la nostra casa non crollerà neppure di fronte alle tempeste più forti, perché solo Gesù può calmare ogni tempesta. Che il Signore vi benedica, amici cari, e buona costruzione.